Iglitare lascia la Lazio, saluta i tifosi e il club biancoceleste per eccellenza. Dopo tante voci, purtroppo, per fortuna, a seconda dei punti di vista, è arrivata la conferma. Tale lascia la Lazio dopo quasi 20 anni passati proprio nella capitale. Una scelta forse che ai più non piacerà, ovviamente, anche perché questo giocatore, a mio avviso, ha sempre dimostrato in una maniera limpida la sua grande capacità, la sua bravura, il suo talento, il suo, chiamiamolo, spiccato senso di essere sempre all'altezza della situazione, ma purtroppo, ripeto, arriva questa triste notizia. Scelta maturata, ben ponderata, anche attraverso il comunicato diffuso qua sul web e non solo. È stata un'avventura intensa, importante, noi stesso, costruita ad hoc, a tavolino, fatta di intense gioie, di sconfitte, ma anche di grandi trofei. Lo stesso Otari ha ringraziato tutto il club azzurro, soprattutto il presidente Claudio Rotito, per l'importante opportunità che lo stesso gli ha offerto. E ha ringraziato anche la famiglia, coloro che gli sono stati vicini, i compagni di squadra e tutte quelle persone che per l'appunto hanno potuto apprezzarlo in una maniera piacevole, nitida e pienamente rispondente a quello che dal punto di vista calcistico lo stesso Otari è riuscito a fare. Vi ringrazio per l'ascolto, scusate il gioco di parole, scusate anche la rima utilizzata, iscrivetevi al mio canale di YouTube, il Narratore Italiano, commentate. Ciao a tutti.